Barbara del Sori parte da Torino e glissa su Mediaset, lavoro in silenzio. La conduttrice partenopea riprende il suo lavoro a teatro, ma Barbara D'Urso non è più disposta a parlare di Mediaset. La lunga estate di Barbara del Sori è finita. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 è infatti tornata da Londra, dove ha trascorso qualche settimana per studiare l'inglese, e ha ripreso in mano la sua vita, bruscamente rivoluzionata dalla Dio a Mediaset. Non ha però intenzione di darsi per finta, proprio lei c'è per anni ha lavorato senza sosta, e ha ricominciato a occuparsi dei suoi progetti lontani dalla televisione. La pensione è ancora molto lontana, cam lei stessa ha dichiarato, e oggi riparte dalla bellissima Torino che ospita il suo spettacolo teatrale Taxi a Dupias. Barbara D'Urso rompe il silenzio, cosa fa oggi? Le sue passioni sono tante. Dal teatro alla danza, c'è pratica con regolarità ogni mattina. Barbara D'Urso si è raccontata in una lunga intervista alla stampa, evento inconsueto per lei c'è con i media preferisce mantenere un profilo basso, a cui ha dichiarato. Il ballo è una passione che ho fin da piccola. Da anni prendo lezioni di classica e moderna, due volte a settimana e le documento su Instagram. Cam tutte le passioni, la coltivo per puro piacere e non per cercare. Anche se al lavoro si potrebbe applicare. Penso che ci lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza, però, non fate illusioni. Oggi la sua vita è molto cambiata ma il lavoro è sempre al centro di ogni sua attività. Faccio tante cose in silenzio, ha detto, senza tornare sulle argomento Mediaset che evidentemente le prova ancora molto dolore. Il suo futuro è invece molto chiaro, anche se ancora non si può parlare con certezza di progetti televisivi. Il futuro, lo vedo bellissimo, non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mil cose. Ho un podcast, Amici Mi, sono stata la prima ad aprire uno spazio Meta D'Urso sul metaverso. Con un'amica ho una società che organizza eventi, la Befabel, il teatro. La passione che la ha salvata. Un anova, la commedia di Rai Kuni Taxi a Dupias aveva un sapore completamente diverso. Eper, è stato il grande amore per il teatro a rimettere in pista Barbara D'Urso, che oggi è completamente concentrata sul successo della sua commedia che riparte il 3 novembre dal Teatro Alfieri di Torino. Un successo che oggi assume un significato importantissimo. Semi aspettavo che il teatro sarebbe diventato così importante. La Tony era stata pensata per incastrarsi con gli impegni televisivi. Adesso che gli impegni in TV sono sfumati, può dedicarsi alle replice che affrontava con grande serietà anche prima. Il suo modo di lavorare non è infatti cambiato e ha sempre richiesto a se stessa il massimo dell'impegno. Ripagato dal pubblico c'è la segue in ogni tappa. Li trovo fuori dal teatro che mi aspettano.
sono 100-150 persone, tutte con un pensiero gentil, un regalino. Ti trasmettono un'emozione, una forza totale. Su Mediaset, neanche una parola. Aveva chiesto tutto nella lunga intervista rilasciata a Repubblica e, successivamente, nello sfogo che aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. Ora, è arrivato finalmente il momento di guardare avanti.